Ascoltiamo anche il suo pensiero, Pasquale, di una partita che si era messa male, poi si era messa bene e poi è andata come è andata a finire, però la reazione tua e dei tuoi compagni è stata veramente da manuale. Questo è un gruppo con dei valori allucinanti, penso. Trovarsi sotto dopo 10 minuti, eravamo sotto di 2-0 e abbiamo avuto una reazione da grande gruppo, da grande squadra. Non era semplice perché il Torino era messo bene in campo e siamo stati bravi a tenere ritmi alti e a cercare di ribaltare il risultato. Ci siamo riusciti e poi, come al solito, arriva sempre sto calcio di rigore maledetto che abbiamo pareggiato. Vabbè, ci prendiamo un punto e domani già iniziamo a lavorare per la partita con l'Atalanta. Ci prendiamo un punto che sicuramente ci dà comunque la consapevolezza di poter veramente, insomma, giocarcela e non parte, diciamo, quella possibile che poteva partire crisi psicologica, diciamo così, di mancanza di autostima, mancanza di consapevolezza dei propri mezzi, cosa che invece il risultato di oggi è tutt'altro. No, anche quando siamo arrivati da delle sconfitte abbiamo sempre fatto una grande partita, mai nessuno ci ha messo sotto a livello di gioco. È il piccolo episodio che a volte ci penalizza, ma siamo stati bravi a reagire, come si è visto oggi. Soprattutto siamo stati bravi a reagire nel primo tempo dopo un risultato come si era messo, è una reazione agonisticamente valida, ma soprattutto anche tatticamente valida, perché non siete andati avanti all'arma bianca ma con una intelligenza tattica positiva. Guarda, noi con il nostro allenatore abbiamo un'identità di gioco ben precisa. Da quando è arrivato abbiamo un gioco e dei moduli, dei schemi che proviamo ogni giorno, seguiamo solo lui e i risultati si vedono, anche se in questo momento, nell'ultimo mese, è arrivato qualche sconfitta, ma con lui andiamo avanti a testa alta. Senti, nel secondo tempo era veramente scatenato, era proprio dalla tua faccia, dalle tue parti, c'ha ragione, proprio era veramente scatenato. C'ha ragione essere così, perché per salvarci in questa categoria solo con un allenatore con questo carattere del genere possiamo ottenere risultati. E comunque ti dava praticamente ogni 30 secondi, ogni 10 secondi un consiglio, che poi ti è capitato male perché toccava proprio a te. Se sono cambiato qui a Livorno e la gente oggi mi apprezza, il merito è suo.